Buonasera gentili telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, come di consueto, i contagi da coronavirus, secondo quello che è l'ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 14.522 i nuovi contagiati rispetto al bollettino appunto diramato dalla Protezione Civile, con 553 morti nelle ultime 24 ore, che fanno salire preoccupantemente il numero dei deceduti da inizio pandemia ad oltre 70.000 persone, precisamente 70.395. I tamponi processati sono stati 175.364, in aumento di circa 9.000 unità rispetto all'ultima giornata. Il tasso di positività è pari all'8,3%, in leggera risalita rispetto all'8,01% della giornata precedente. Sale la curva dei contagi anche per quanto riguarda la regione Campania. Sono 1.067 infatti i nuovi positivi, di cui 100 che hanno mostrato sintomi compatibili con il Covid-19, a fronte di 18.426 test elaborati. Il rapporto tra positivi e test però è sceso in maniera importante al 5,79%, in discesa di oltre un punto rispetto al 7,76% delle 24 ore precedenti. I deceduti sono stati 19, di cui 11 nelle ultime 48 ore, i guariti invece 2.360. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 107. Per quanto concerne invece la degenza ordinaria tra posti letto privati e pubblici, ne sono stati messi a disposizione 3.160, ne sono occupati 1.513. Tutto pronto per l'arrivo dei vaccini Covid che sono stati prodotti dall'azienda Pfizer-BioNTech in Campania. Domenica 27 dicembre arriveranno ben 720 dosi, che sono contenute in 144 fiale. Saranno consegnati, scongelati, all'ASL Napoli 1, che distribuirà 100 dosi per ognuna delle 6 aziende sanitarie coinvolte. I rimanenti 20 saranno invece somministrati lunedì ad operatori e ospiti delle RSA napoletane. Le dosi saranno distribuite in criobox all'interno di una borsa per mantenere costante la temperatura tra 2 e 8 gradi. Le borse contenenti i criobox saranno prelevate dall'esercito italiano presso l'ospedale Spallanzani di Roma e trasportate poi nei 20 punti di somministrazione individuati presso su tutto il territorio nazionale entro le 7 del mattino proprio di domenica 27 dicembre, e dovranno essere conservate proprio per questa temperatura ed utilizzate al massimo nei successivi 4 giorni. In Campania, oltre l'ospedale del Mare, saranno coinvolti l'ospedale Cotugno, il Cardarelli, ad Avellino il Moscati, a Benevento il San Pio, a Caserta l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, a Salerno invece il Ruggi d'Aragona. Restiamo a Napoli perché il sindaco partenopeo Luigi De Magistris ha stabilito che nelle giornate del 24 e 31 dicembre non verranno previste delle chiusure preventive di alcuna strada cittadina, ma ci sarà comunque un intensificamento dei controlli anti-assembramenti in 31 strade della città. Nell'ordinanza pubblicata in data odierna proprio dal Comune di Napoli, il primo cittadino ha sottolineato che anche le forze deputate all'ordine pubblico e la sicurezza, qualora vadano a ravvisare il verificarsi di assembramenti che vanno a contrastare quelle che sono le misure per prevenire appunto il contagio da coronavirus, sarà prevista l'interdizione di queste aree per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Fatta salva, si legge, sempre la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali che sono legittimamente aperti e alle abitazioni private. Le strade dunque potranno essere chiuse fino a quando non viene disperso l'assembramento. L'ordinanza non dispone chiusura preventiva in maniera specifica, ma ci sono delle aree cittadine in cui è più elevato il rischio di affollamenti, e fa riferimento al DPCM in cui dai giorni del 24 e del 31 di dicembre si applicano le misure della zona rossa, dove pur essendo sospese le attività di ristorazione è consentito comunque l'asporto
Fino alle ore 22 il primo cittadino ha ricordato che il prefetto ha rappresentato questo che è il pericolo di assembramenti proprio nelle giornate più calde, quelle che erano dedicate all'aperitivo, ovvero le giornate della vigilia e del Capodanno. Ecco dunque questo elenco consultabile sul sito del Comune delle 31 strade cittadine che saranno interessate dal presente provvedimento. Nuova emergenza Covid all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Ben 32 unità del personale sanitario sono risultate positive al virus. La direzione sanitaria ha dunque deciso di chiudere gli accessi ai codici verdi e gialli al pronto soccorso, che è stato comunque già sottoposto a sanificazione. Chi è ricoverato lì è stato trasferito in altre strutture o comunque dislocato in altri reparti. Le ambulanze con i positivi accedevano all'ingresso del pronto soccorso, ma le barelle sono state poi portate direttamente in rianimazione o comunque in altri reparti appositamente dedicati. Il focolaio poi ha colpito l'intero pronto soccorso e l'intero piano terra della struttura con riferimento alla rianimazione ed il centro trasfusionale. Gaetano Donofrio, direttore dell'ASL Napoli 3 Sud, ha sottolineato che sono stati richiesti numerosi infermieri per integrare il personale che in questo momento è ridotto e tornerà a pieno regime in qualche giorno. In una conferenza stampa congiunta di Michele Caldoro, ex candidato presidente proprio in Regione Campania, Giampiero Zinzi, consigliere della Lega, Michele Schiano di Fratelli d'Italia e Annarica Patriarca di Forza Italia hanno confermato la decisione dell'opposizione regionale di non votare il bilancio di previsione finanziario presentato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Ettore Cinque, che invece è assessore al bilancio. Sul punto le parole del leader della Lega Giampiero Zinzi. Ci saremmo aspettati dalla Giunta una proposta al Consiglio che riuscisse a toccare i temi centrali di questo particolare momento storico. Noi siamo stati seri e responsabili, tutti emendamenti di merito che consentono di dare risposte vere al mondo reale, e ci aspettiamo che il Consiglio di domani determini un'inversione di tendenza e che quindi ci consenta di incidere su chi realmente sta soffrendo in questo momento e ha bisogno dell'intervento della Regione Campania. Il consigliere regionale Valeria Ciarambino, esponente del Movimento 5 Stelle, ha illustrato alcune proposte che sono state avanzate dal proprio partito e approvate in regione. Sentiamo. Come diceva il presidente Picarone, è stata approvata la nostra misura che riguarda la possibilità di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro. Ricordo tempi in cui siamo stati canzonati per queste proposte. Oggi queste diventano delle risposte, sebbene minimali, ma comunque importanti in una situazione in cui c'è un momento critico per il trasporto pubblico in virtù dell'emergenza. La valorizzazione dei siti UNESCO della Campania, il contributo per i dispositivi di protezione individuale, il rifinanziamento della legge Banca della Terra con cui assegnare terreni incolti ai giovani, le comunità energetiche, il rifinanziamento del fondo per l'export delle imprese, il finanziamento e dunque finalmente l'operatività dei distretti commerciali, la nascita di un museo del motore. Voglio infine concludere con un altro richiamo. C'è un altro emendamento che noi abbiamo presentato che riguarda i saldi, e lo dico all'assessore Marchiello. Sapete che io ho condotto una battaglia in nome e per conto, dando voce alle associazioni dei commercianti campani a luglio scorso, quando nell'imminenza della fine del primo lockdown noi ci ritrovavamo come regione ingessati per un'assurdità che abbiamo commesso, ovvero disciplinare dentro il testo unico del commercio che la normativa sulla data di avvio dei saldi, la scelta sulla data di avvio dei saldi fosse delegata alla conferenza Stato-Regioni. Cioè noi abbiamo preso una potestà regionale e l'abbiamo delegata. Questo ha determinato purtroppo gravi danni durante la prima fase dell'emergenza, tant'è che si è dovuto intervenire a seguito di una proposta da me sottoposta all'Aula e approvata per una immediata riunione della conferenza, e quindi si sono anticipati i saldi. Allora io propongo di riprenderci stabilmente e definitivamente questa potestà.
So che le associazioni ne hanno già parlato con l'assessore, quindi io non vedo motivo per procrastinare l'approvazione di questa norma che ho riproposto come emendamento alla legge di stabilità. Grazie. Ci spostiamo ora a Caserta. L'ASL locale ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano riguardante l'andamento della curva pandemica in terra di lavoro. Nella giornata del 23 dicembre si certificano 140 nuovi positivi, cui si aggiungono due deceduti e 264 guariti. I tamponi processati sono stati 2211. Per un tasso di positività in continua discesa, si ferma al 6,3%. La città, tra tutti i 104 comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 406, seguita da Marcianise con 337 e da Caserta con 276. Proprio a Caserta il sindaco locale Carlo Marino si è rivolto alla popolazione locale annunciando un'importante novità per il 27 dicembre ed approfittandone per fare a tutti gli auguri di un buon Natale. Sentiamo il primo cittadino. Mancano poche ore al Natale, un Natale difficile in quest'anno in cui è mancato il pezzo del piacere e ci sarà invece quel pezzo cristiano che ci deve fare pregare di più e ci deve far dimenticare anche quella che è stato un anno difficile, l'anno della pandemia, l'anno del Covid-19, l'anno delle sofferenze, l'anno delle tante persone morte, l'anno delle tante persone che hanno sofferto per questo male invisibile che ci circonda. C'è ancora un'emergenza Covid, c'è ancora una tensione preoccupante anche in città, ci sono tanti casi ancora positivi, c'è ancora la catena dei contatti che continua positiva, però c'è una bella notizia. Ed è la notizia che vi volevo dare. Oggi sono stato nell'azienda ospedaliera di Caserta, sono andato a visitare il luogo dove ci saranno le vaccinazioni, sono andato a visitare il nuovo pronto soccorso, sono andato a visitare il luogo del Covid, del modulare Covid-19, dove c'è la terapia intensiva, dove stanno salvando tante persone. Ebbene, la notizia è che domenica alle ore 10, iniziano i nostri eroi, i nostri angeli a somministrare vaccini a ben 100 persone. I primi 100 saranno tutti operatori sanitari, tutti quelli che lavorano vicino al Covid. Dobbiamo prima tutelare loro, devono essere tranquilli che stiano bene. Fra 21 giorni dovranno fare la seconda somministrazione. Però siamo partiti, c'è un centro vaccinazioni straordinario, ben 5 stanze che accoglieranno poi successivamente tutte le categorie che a mano verranno richiamate per poter avere la possibilità di vaccinarsi e salvarci dal Covid-19, salvarci dalla pandemia. Questo sarà uno sforzo importante, io quando toccherà il mio turno lo farò anch'io, dobbiamo vaccinarci tutti, questo è il momento di fare una battaglia. Ma la battaglia la facciamo insieme. Sapete che noi come amministrazione abbiamo investito molto sulla sanità, riparte il Policlinico di Caserta, abbiamo autorizzato l'ampliamento dell'ospedale, finalmente realizziamo la radioterapia, finalmente realizziamo dei servizi fondamentali, soprattutto adesso, ben il 30 dicembre, andiamo in Consiglio Comunale e approviamo l'ampliamento del pronto soccorso, approviamo una riqualificazione di una palazzina importante in ospedale, investiamo sul nostro ospedale, investiamo sulla salute della nostra comunità. E allora io vi chiedo, rispetto a un investimento fatto dalla Regione Campania che ci ha dato più di 30 milioni di euro, un investimento dell'amministrazione che lavoriamo tutti i giorni per poter migliorare le nostre strutture sanitarie, un investimento che ha fatto l'azienda ospedaliera, investendo su risorse, su competenze, sono arrivati tanti nuovi medici, sono arrivate tante nuove strutture, riqualificazioni in campo, noi adesso dobbiamo essere seri, dobbiamo utilizzare il buon senso. Domani è una giornata particolare, siamo zona rossa, non uscite da casa e costruiamo il futuro. Tanti auguri a tutti i casertani. Chiudiamo con il calcio. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli dopo la sconfitta
assegnata a tavolino ai partenopei per il match non disputato all'Allianz Stadium contro la Juventus lo scorso 4 di ottobre. La gara dunque dovrà essere giocata. Le prime ipotesi per l'incontro sono per il 13 di gennaio, quando il Napoli però da calendario è già impegnato contro l'Empoli in Coppa Italia, ma è possibile anche che il match venga slittato fino a maggio. Intanto buone notizie per gli azzurri, perché è stato tolto anche il punto di penalizzazione, dunque la squadra di Gattuso sale a quota 24 in classifica, raggiungendo al terzo posto proprio i bianconeri, fermati con una clamorosa debacle interna dalla Fiorentina. Il match dello Stadium si è concluso per 0-3 a favore della compagine di Prandelli. Chiudiamo con la Casertana, la cui condizione fisica dei giocatori dilaniati dal Covid si aggrava ulteriormente. È stato diramato dal club rossoblu un comunicato con cui è stato indicato che il gruppo squadra si è sottoposto ad un ulteriore giro di tamponi e è stato ricevuto l'esito di test che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi, che si vanno ad aggiungere ai già 17 che si trovano in isolamento fiduciario, una situazione che definire drammatica e a dire poco. Ha sul punto la Casertana si è vista rinviare dalla Lega Pro il match che avrebbe dovuto disputare proprio questa sera contro la Juve Stabia, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Era questa l'ultima notizia per questa edizione serale del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di serata.